Ma i temi sono tanti, provo ad andare così in velocità. Sulla caserma di Roiano io mi ricordo molto bene nel 2016, pochi mesi dopo l'insediamento di questa giunta, un bellissimo servizio di Telequattro con questo fantastico abbattimento simbolico di un muro proprio da parte di Piazza e Giorgi, e 4 anni dopo siamo ancora qui a discutere appunto di un'opera che ancora non è stata realizzata e guarda caso il cantiere parte proprio Sembra. a ridosso della campagna elettorale, dopo 20 anni, di cui in questi 20 anni per 15 anni ha amministrato lo stesso sindaco, quindi insomma è difficile dare le Chi ha colpe trovato i della soldi? lentezza di questo È processo incredibile. ad altri attori. Sulla questione dei buoni spesa aggiungo solo un elemento di dettaglio che però forse non è così ininfluente. Nella prima tornata, diciamo, di distribuzione di buoni sono state coinvolte le grandi catene di supermercati, quindi di fatto quella piccola economia, diciamo, che si è generata anche con l'utilizzo dei buoni, è andata a beneficiare delle grandi catene di supermercati. Una proposta che avevo fatto in passato, molto concreta e che avrebbe aiutato anche l'economia locale delle piccole botteghe di Rione e via dicendo, era anche quella appunto di estendere questa misura, quindi la possibilità di spendere i buoni anche a questa tipologia di negozi. E poi un'ultima cosa sulla questione che aveva sollevato Danielis prima sulla mancanza di una visione complessiva e di una strategia. È verissimo, però è anche vero che questa amministrazione purtroppo in questi anni ha scelto di non dotarsi anche di molti strumenti concreti con i quali intervenire su alcune piccole cose che però avrebbero migliorato la qualità della vita, penso appunto in particolare ai rioni periferici. Visto che siamo qui con l'assessore al patrimonio, cito una questione riguardante il patrimonio pubblico. In Italia 235 comuni hanno un regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni, che significa che appunto gli immobili che non vengono utilizzati, che sono in stato di sottoutilizzo o anche di abbandono, possono essere assegnati anche gratuitamente a chi vuole svolgere delle attività sociali, culturali, ma anche imprenditoriali che generino un valore sociale, che aumentino la qualità della vita dei luoghi nei quali si insediano, proprio per riattivare quei luoghi che l'amministrazione non riesce più da sola a mantenere e a tenere aperto. C'è stato tempo, 4 anni, per istituire uno strumento di questo tipo che avrebbe permesso appunto di recuperare tanti spazi, sappiamo tutti che ce ne sono veramente tantissimi nella nostra città, eppure non è stato fatto nulla, al punto che pochi mesi fa al Piccolo l'assessore Giorgi ha dichiarato che molto spesso questa giunta non sa nemmeno cosa ha per le mani in termini di patrimonio immobiliare. E a me questa sembra un'affermazione molto grave. Dopo 4 anni di amministrazione, se vogliamo contare solo l'ultimo di Chiaro. Piazza, che l'assessore competente dichiari che non sa nemmeno a cosa ammonta e in quanto consiste il patrimonio immobiliare della città. Figurarsi di Giorgio. riutilizzarlo, figurarsi di renderlo disponibile alla cittadinanza. Assessore. Solo per ripartire da quello che diceva Niccolò Giraldi prima sulla partecipazione, nel senso che è vero che la partecipazione varia a seconda dei contesti, però c'è anche una responsabilità da parte della politica di stimolare questa partecipazione. Le persone che per decenni sono state abituate ad un certo modo di amministrare la città sono appunto scoraggiate, hanno pochi stimoli a partecipare. Oggi penso che ci troviamo di fronte appunto anche a delle trasformazioni profonde, anche a dei problemi gravi dal punto di vista sociale, economico, anche psicologico, per esempio, della salute di tutti noi. Questi problemi si risolvono e la città quindi si trasforma non soltanto per le persone, ma con le persone. Questo è quello che stiamo provando a dire e anche a fare in questi mesi, e questo significa anche, per esempio, una particolare attenzione a quei contesti dove non ci sono spazi di aggregazione, dove non c'è una qualità degli spazi pubblici, dove è appunto più difficile avere anche un senso di comunità, no? Ci siamo resi conto tutti in questi mesi di spostamenti limitati e di lockdown, di quanto fosse importante lo spazio che abitiamo e i nostri dintorni, il nostro rione. È proprio da qui che secondo me dovremmo ripartire, da un'attenzione molto più forte da parte dell'amministrazione, da un lato per appunto questi luoghi che sono stati veramente dimenticati e sono quelli proprio dove è più difficile anche oggi coinvolgere le persone, e da degli strumenti appunto che permettano a queste persone di partecipare, perché giustamente, come diceva Danielis prima, un conto è che un'associazione che magari conosce personalmente l'assessore Giorgio, che sa esattamente qual è il percorso burocratico per richiedere uno spazio, riesca ad ottenere dopo tanti anni di fatica questo spazio. È un conto che ci siano dei momenti nei quali anche, per esempio, le associazioni possano aggregarsi, possano condividere bisogni, aspettative, possano condividere degli spazi fisici dove fare le proprie attività. Questo genera,
un valore, una qualità della vita che oggi purtroppo in città non c'è ed Allora, è prevalentemente responsabilità dell'amministrazione. Tele4 dovrebbe andare a fare un servizio. Allora, una cosa concreta, Casa Francol, il comune ha più di 1 milione di euro perché dovrebbe destinare quel luogo a centro di comunità come era previsto dalla progettazione europea. Com'è possibile che il comune metta a disposizione quella struttura e i soldi che ha ottenuto per quella funzione specifica per farci un albergo, Un albergo l'ennesimo Casa albergo Francol. di cui questa Sì, città non ha bisogno? hanno lavorato per questo, per fare un albergo in Casa Francol. Sì, ma quei È la fondi sono realtà. destinati ad altro. Cioè non era destinato ad altro, dice la terza. No, E i fondi sono stati era ottenuti con un destinato a un progetto centro chiaro. sociale. Tutto potevo fare lì, meno con un centro sociale, insomma. No, ma Sindaco è più che un altro lottatore, dai, io. l'accetta ancora. Prego. Ma io sono sconcertato, io non so come si faccia a dire che la città è in fermento e che questo è un momento magico. Non so se dalla villa di Grignano non si riescono a vedere i 5.000 posti a rischio quando si sbloccheranno i licenziamenti e i 5.000 posti già a rischio per la crisi industriale. Prego, Sì, perché io non so sindaco, dove la vivere. terza, il momento magico è che per È la sempre prima un momento volta magico, la Andrea. città, quando io dico momento magico, la città è unita, il presidente del porto sta veleggiando insieme a me sugli stessi obiettivi, il presidente della regione sugli stessi obiettivi. La terza, come ben sai, una volta non era così. C'era una spaccatura della politica che ha bloccato la città per molti anni. Il momento magico, quando io lo dico la terza, è il fatto che tutti insieme stiamo lavorando sugli stessi obiettivi. Io penso che ci vorrebbe un po' più rispetto per le persone che in questo periodo stanno soffrendo e che soffriranno ancora di più e che parlare di momento magico e di città in fermento in questo momento significa veramente negare la realtà, sindaco. Ci sono tanti problemi e mi pare che voi non siate in grado di affrontarli. E fortunatamente andiamo a votare presto perché ci sarà la possibilità di avere qualcuno che li vuole veramente affrontare. Non ho capito cosa ha detto Cioè lui. che È parlare di fermento in questo momento è paradossale, no? Dice, quindi speriamo da di andare a 20 anni votare che è un momento presto, magico, apparentemente. speriamo di andare a votare presto perché qualcuno arrivi al comune ad affrontare realmente i problemi. Però se sono Va sindaco, se bene, vuole. Bressa, l'ultima. la terza non è molto allegro, insomma, di solito è No, sempre siamo in una arrabbiato. pandemia, sindaco, non sono per niente allegro. Io personalmente non sono Non allegro. è Non allegro so perché c'è la lei, pandemia. forse lei si diverte, non lo so. E...